In una domenica tanto attesa, quella del derby di città col Catania Nuova e semaforo rosso per la Meridiana che si imbatte nel secondo KO stagionale coi cugini, stavolta in campo esterno, non è bastato attaccare e creare per buona parte dei 70 minuti. Alla fine, quella che si è rivelata una vera e propria bestia nera dei nerazzurri ha vinto di misura, sfruttando praticamente l'episodio a favore e interpretando alla lettera una gestione di gara basata sul puro contenimento. Duca d'Aosta ha gremito per l'occasione, ma anche con le polveri che richiamano al Far West, complice il sole battente su Catania. Le difficoltà di esprimersi da parte dell'undici di Salvo Garozzo hanno fatto il resto. Dentro la novità assoluta per quest'annata, Alessandro Nipitella, di rientro da infortunio, è posizionato centravanti. Maurici fa il terzino destro, Cucinotta il play basso con Laguzzi, Egitto e il rientrante Arfano gli esterni alti, Viera e Vitale in panchina. Inizio dai propositi brillanti da parte della Meridiana. Al 20° da distanza notevole, il sinistro di Caporarello scalda i guantoni a Orende, che evita il KO. Analogo discorso qualche minuto dopo, quando Enzo Lanza lancia Arfano, che non va oltre questo rasoterra, rendendo agevole la parata dell'estremo di casa. Sono le occasioni degli ultimi 10 minuti del primo tempo a risultare determinanti in vista di quanto accadrà nella ripresa. La prima parte da Nipitella che va da Egitto, smistamento su Enzo Lanza e passaggio di ritorno con palla dall'altro lato per Maurici, il quale non inquadra lo specchio della porta. Lo stesso Maurici imposta poi centralmente per Enzo Lanza. Egitto cerca la sorpresa, ma l'impennata della sfera è fatale. Come fatale è la polvere bagnata che si incolla sul destro di Nipitella, servito da Egitto. Il portiere del Catania Nuova ringrazia. Alla mezz'ora, altro pallone di Egitto, dialogo acceso, Enzo Lanza, Arfano e rasoiata che beffardamente si perde sul fondo. Finale di primo tempo ad occhiali, segnali in chiaroscuro in vista della ripresa da parte della Meridiana che si affida a Viera, ma improvvisamente spegne la luce lasciando campo all'avversario. Al decimo, da questa palla inattiva, Grasso viene lasciato libero di colpire di testa e realizzare il gol partita che fa felice il Catania Nuova. Garozzo si gioca le carte in buffo, Strazzeri, Viscuso e Romano nell'arco della metà del secondo tempo per preparare l'assalto al fortino dei locali, che regge al cuore oltre l'ostacolo dei nerazzurri, a cominciare da quest'azione di Caporarello in profondità per Arfano. Maurici vede l'inserimento di Viera che di testa fa quel che può. Orende blocca facile a terra. E per proseguire con l'appannamento sotto porta di Capitan Laguzzi su assist di Egitto. L'ultima fiammata offensiva è vanificata da una chiamata offside dell'arbitro Bonaccorso di Acireale, che ferma tutto su questo lancio dal retrovie indirizzato a Laguzzi. Finite energie e idee, la Meridiana lascia spazio a qualche pericolo avversario. Carmelo Lanza esce su Bruno, lanciato a rete. E Puglisi coglie la traversa quando scorrono inesorabili i minuti verso il triplice fischio. Dopo 5 vittorie consecutive si ferma la corsa della Meridiana, battuta 1-0 al Duca d'Aosta dal Catania Nuova. Da domenica l'attesa ripartenza al Velletri contro l'Atena Agrigento.